Amici telespettatori, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo. Abbiamo ripreso i nostri dibattiti sugli argomenti, come dire, più caldi della settimana. Oggi parleremo della questione ex Ilva ArcelorMittal, all'indomani di quello che è l'accordo, quelli che sono i punti di intesa, ovviamente da perfezionare, da contrattualizzare attraverso lo Stato con appunto la partecipata Invitalia e ArcelorMittal. Tante polemiche, tanti dubbi, il sindaco di Taranto ha preso una posizione molto dura, i sindacati sono incerti, ma è giusto capirne di più attraverso due voci, due posizioni certamente diverse, ma la democrazia è fatta di confronto e mai di scontro. Salutiamo pertanto Michele Mazzarano, consigliere della Regione Puglia del PD. Grazie Mazzarano per aver accettato il nostro invito. E Massimo Castellana, che è il portavoce dell'associazione Genitori Tarantini. Buonasera. Grazie a lei Castellana. Intanto dico che stiamo mantenendo ovviamente la distanza di sicurezza, gli ospiti anche per lanciare un messaggio, come è giusto che sia, per quanto riguarda l'uso delle mascherine, hanno voluto così indossare le mascherine. Io non la indosso per ragioni di praticità, pur essendoci ovviamente essendo garantita la distanza, quindi voglio premettere questo, perché qui facilmente si passa per negazionisti. I negazionisti sono solo idioti e meriterebbero di farsi un bel giretto presso le terapie intensive per capire che cosa significa il Covid e sicuramente cambiare idea su un negazionismo, ripeto, idiota e folle. Solo in questo modo può essere definito. Ho voluto precisare questo. E allora, Mazzarano, andiamo subito in medias res. Un accordo tra Invitalia, tra il governo, lo Stato e ArcelorMittal, che dovrà essere perfezionato, però diciamo già ci sono così dei punti fondamentali: una partecipazione inizialmente paritetica al 50%, una divisione di incarichi all'interno della governance. La Morselli dovrebbe rimanere amministratore delegato e poi un passaggio appunto successivo negli anni fino ad arrivare al 2022 con Invitalia, con lo Stato diciamo al 60%. Però stiamo parlando ancora di bozze, di idea, di progetto di arrivare alla produzione a 8 milioni di tonnellate. Ancora la piena rioccupazione, oserei dire, entro appunto il 2025, se non erro. Insomma, però i sindacati hanno molti dubbi. L'amministrazione comunale, nella persona del sindaco Merucci, e a dir poco il sindaco infuriato, dice: mi sento tradito, mi sento ingannato, perché gli enti locali sono stati completamente bypassati. Idem dicasi per la regione. Il suo pensiero. Nel frattempo, in questo contesto, proprio ieri, lunedì, siamo oggi in registrazione che è martedì, veniva officiato il rito funebre del povero bambino, abitante dei Tamburi, Vincenzino Severaro, il quale, affetto da una patologia oncologica molto probabilmente correlata, così come dicono alcuni pediatri, alle fonti inquinanti dell'Ilva, dell'ex Ilva, purtroppo ci lasciava. E questo ci fa riflettere molto sul fatto che ArcelorMittal, come è stato l'Ilva, come è stata l'Ital Sider prima, è un'industria che uccide. Perché tenerla ancora in piedi? Ma è chiaro che questo territorio è un territorio abbastanza prudente o pessimista su quelli che sono tutti i tentativi che si mettono in campo per provare a rendere quella fabbrica più compatibile con la tutela della salute, con l'ambiente circostante. Per cui capisco perfettamente, è comprensibile il fatto che di fronte
ad una lettera d'intenti, perché stiamo discutendo di una lettera d'intenti tra lo Stato e ArcelorMittal, con molti aspetti ancora da definire, ci sia molta prudenza e in qualche caso pessimismo anche da parte degli attori istituzionali che di questa intesa non sanno assolutamente nulla, per cui c'è bisogno ancora di capire che cosa sarà di questo stabilimento siderurgico, qual è il ruolo effettivo che vuole svolgere lo Stato, della progressività con cui si tratta la materia della produzione in termini di decine di tonnellate di acciaio all'anno, di milioni di acciaio all'anno, e della progressività per far rientrare tutti gli occupati fino al 2005, si capisce qualcosa. Quello di cui non si capisce assolutamente niente sono le misure e gli adempimenti di natura ambientale. Per cui questa parte, che è per noi la parte più importante, ancora non è dato essere conosciuta. Si fa un riferimento ad un processo lungo di rinuncia al carbone, di chiusura di due altoforni, quindi un processo di decarbonizzazione che in linea di principio noi abbiamo sposato e sposiamo, ma nel merito come questa fabbrica potrà essere col tempo compatibile con la salute dei tarantini di questo territorio, con l'ambiente, è ancora tutto da vedere. Ed è pessimismo pesante quello che ci attanaglia, perché questo contesto è ancora molto carico di sofferenza. Ecco, Mazzarano, condivido e do atto di questa di questi dubbi, no? Pur essendo ovviamente un consigliere di maggioranza, però solleva questi inquietanti interrogativi. Però c'è un fatto, gli enti locali, mi riferisco a comune e regione, sono stati completamente bypassati, e allora è assurdo che certe decisioni ci cadano, ci piombino addosso, calate appunto dall'alto. La città intera, le istituzioni rappresentative della collettività ionica siano poi messe con le spalle al muro dicendo questo è l'accordo, o vi piace o non vi piace, è così. Lo hanno detto persino, ripeto, Melucci, l'ha detto lo stesso sindaco Melucci, che è comunque vicino ideologicamente alla, come posizione appunto politica, partitica al governo. Ogni qualvolta gli enti locali e gli attori istituzionali sono stati estromessi dagli accordi, gli accordi sono venuti male. Per cui io capisco le proteste di Melucci, stessa cosa ha fatto Emiliano, quindi è per la qualità e per la praticabilità dell'accordo che è necessario che dopo il 10 di dicembre si completi un processo di contrattazione. Forse sarebbe meglio prima del 10. In cui entrano il comune e la regione. Dal punto di vista giuridico mi pare che in questo momento e fino al 10 si discuterà di come questa grande fabbrica possa essere cogestita tra ArcelorMittal, il privato, che poi lentamente e progressivamente dovrà perdere quote col passare degli anni, e lo Stato. Ma nel merito delle scelte di politica industriale, delle scelte ambientali, delle scelte per l'occupazione, al tavolo ci devono stare i sindacati, il comune e la regione. Quindi io penso che protestare in questo momento sia giusto, con l'obiettivo, e credo che il governo italiano se ne renderà conto, che è necessario parlare con gli attori locali, altrimenti si rischia di non capire che cosa realmente c'è qui, okay. Perché ogni qualvolta si discute di Ilva dall'alto, pensando e presumendo di dare quelle che sono le ricette giuste, si sbaglia. Passiamo a Massimo Castellana, portavoce dell'Associazione Genitori Tarantini. Come detto nella domanda iniziale rivolta al consigliere Mazzarano, ieri
si è celebrato l'ennesimo funerale. Ancor più significativa e angosciante è la considerazione che si tratta di un bambino di 11 anni. Queste patologie sono verosimilmente collegate, come confermato da alcune fonti scientifiche, appunto patologie correlate all'inquinamento, appunto prodotto dall'Ilva. Il bambino abitava proprio a ridosso dello stabilimento. Ma al di là di questo, quello che non si riesce a capire è perché ancora ostinarsi, non solo per quanto riguarda la siderurgia, perché ora come ora, rebus sic stantibus, parlare di conciliare ambiente e lavoro è abbastanza un sogno, è una vera e propria utopia. Ma perché poi la cosa che più mi sorprende è perché insistere con un partner, ArcelorMittal, che si è dimostrato pericolosissimo e assolutamente inaffidabile. Avrebbe avuto senso, a mio avviso, riscrivere una nuova governance anche con lo Stato, ma con un partner diverso. Già sarebbe stato un inizio un po' alquanto migliore, ma invece avere uno Stato che deve fare da stampella ad un'azienda che ne ha fatte di tutte e di più e sul territorio tarantino e a livello internazionale, sappiamo i precedenti storici dei Mittal. Beh, questa insistenza a voler tenere qui ArcelorMittal, questa domanda bisognerebbe farla direttamente al Premier Conte. Noi quando l'abbiamo incontrato il 9 agosto, con un largo sorriso ci ha detto che avrebbero fatto di tutto per tenere Mittal, perché ArcelorMittal voleva andare via da Taranto e quindi loro avrebbero fatto di tutto. Ha detto anche altre cose, ha voluto dichiarare il diritto al lavoro un diritto fondamentale, cosa che non è, perché l'unico diritto fondamentale garantito dalla Costituzione è quello alla salute. E quindi quando si parla di salute si parla anche di salute nei posti di lavoro. Il lavoro deve essere svolto in salute, in sicurezza, in un ambiente salubre e con dignità, che sono quattro elementi che là dentro, in quell'azienda, ma non solo in quell'azienda, vengono totalmente disattesi, anzi direi addirittura calpestati. Quindi sono domande che bisognerebbe fare al Premier Conte, che si dà tanto per quanto riguarda il Covid sulla questione salute, addirittura chiudendo le attività, perché chiaramente deve tutelare la salute, unico diritto fondamentale, ma che quando si tratta di produzioni altamente inquinanti, beh, qui si registra un passo diverso, ma soprattutto si registra un passo diverso quando si parla di Taranto. Voglio ricordare che l'area a caldo chiusa a Genova nel 2005 è trasferita a Taranto, di conseguenza è l'area di Trieste, chiusa addirittura in quest'anno con grande felicità del ministro Patuanelli, che è triestino. Ecco, queste due aree per tutelare la salute dei cittadini e lavoratori sono state chiuse. Arrivata a Taranto, questa produzione a caldo è diventata stranamente una produzione strategica per la nazione. Il governo deve, come dire, uscire da questo doppio gioco che fa con falsità, con depistaggi, perché noi dei contratti sia del 2018, quello firmato dal ministro del Mise di allora, Di Maio, e sia in seguito abbiamo saputo poco e niente, molto ci è stato nascosto, cosa che un governo di una nazione democratica non dovrebbe mai fare. Ma un governo di una nazione democratica che preferisce favorire una produzione inquinante, invece di favorire, di garantire, tutelare, proteggere, difendere la salute dell'individuo, che è anche, lo dice sempre l'articolo 32, un interesse della collettività. Bene, un governo che fa queste scelte, secondo me, e lo dico con molta molta rabbia, è un governo formato da persone senza dignità, e non solo, dovrebbero avere il coraggio di dimettersi, perché persone che ragionano in questa maniera non sono degne neanche di essere chiamati esseri umani. Mazzarano, lei ha, è stato anche lo slogan della sua campagna elettorale, io credo green, la produzione green, l'acciaio cosiddetto green, ossia un acciaio che in teoria dovrebbe essere compatibile con, appunto, ecocompatibile, rispettoso dell'ambiente, però
e quindi il discorso della, della decarbonizzazione, questa ipotesi molto così suggestiva e molto campata in aria della produzione di idrogeno, ma a un certo punto lo stesso ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha detto, su questo è stato sincero almeno Patuanelli, ha detto chiariamolo, mettiamolo bene in chiaro, quando si produce acciaio si può produrre inquinando di meno, ma l'inquinamento, le fonti inquinanti con i loro effetti comunque ci saranno sempre. Questa è stata la, l'affermazione di Patuanelli che, come dire, va completamente a demolire, no? Questa immagine di acciaio green e di una produzione appunto attraverso la decarbonizzazione così diciamo strombazzata dal governatore Emiliano. Cioè, ci sono queste affermazioni di Patuanelli che in effetti ci dicono vi dovrete accontentare di avere un minore inquinamento, ma l'inquinamento ci sarà sempre. Lui ipse dixit, non io, Patuanelli. Ma io non ho avuto modo di leggere queste dichiarazioni, però non ho il minimo dubbio che siano state fatte. Io penso che tutto ciò che ha a che fare con la produzione, tutto ciò che ha a che fare con i modelli di sviluppo, con la produzione di acciaio, si deve attenere, l'Italia si deve attenere sostanzialmente, e questa è la scelta che poi ha fatto la Commissione europea nell'aprire questa stagione definita il Green New Deal, si devono attenere agli impegni assunti in sede di conferenza sul clima che riguardano le minori emissioni in atmosfera. Questo significa sostanzialmente che noi abbiamo da rispettare come sistema paese una roadmap che ci deve portare al 2030 ad abbassare il più possibile i nostri livelli di inquinamento. Non è un caso che quando la Commissione europea stabilisce che bisogna attivarsi e gli stati nazionali si debbano attivare per la cosiddetta transizione energetica, prendono in considerazione per il nostro sistema paese due punti sulla cartina geografica dell'Italia, Taranto e Carbonia, che sono i simboli di una produzione invece fondata solo esclusivamente sulle fonti fossili. Io non so se l'acciaio, quanto di cosa stiamo discutendo in termini di emissioni. Io so semplicemente però che la decarbonizzazione che in questi anni ha avanzato Emiliano come un processo tecnologico, perché è un processo tecnologico, è il punto più avanzato per provare a tenere assieme il lavoro e la tutela dell'ambiente. Senza questo punto avanzato tutto crolla, quindi a un certo punto dovremo decidere che questa fabbrica si chiude. Allora, quello di Emiliano, anche di fronte agli industrialisti più tenaci, è risultato in questi anni una sorta di provocazione. Il fatto che invece tante istituzioni, a partire dall'istituzione madre, e cioè l'Unione Europea, abbiano riconosciuto quello come l'unico processo possibile, credo possa rappresentare per questo territorio, nonostante tutti i legittimi scetticismi, l'unica via da perseguire. Castellana, di questo nuovo corso verde, diciamolo in italiano, di questo acciaio green, le ha dato qualche speranza? No, assolutamente no, non credo che esista una produzione di acciaio che possa essere definita green. Attualmente Elba produce, ArcelorMittal produce a Taranto circa, credo, 3.300.000 milioni di tonnellate di acciaio anno, e i problemi a livello ambientale si sentono tutti. Con il nuovo accordo che sta per
realizzarsi si vorrebbe arrivare a 8 milioni a regime con 6 milioni di produzione a carbone, 6 milioni di tonnellate di produzione a carbone e 2 milioni attraverso forni elettrici che, voglio ricordare, erano stati proposti a Genova Cornigliano, erano stati assolutamente cancellati perché troppo vicini alla città avrebbero prodotto ancora inquinamento. Quindi di cosa parliamo? Se adesso con 3.400.000 tonnellate di acciaio anno subiamo le conseguenze e ogni giorno praticamente aggiungiamo un tassello a questo puzzle di morte che non abbiamo mai voluto ma che ci è stato imposto, bene, non oso immaginare quello che potrà succedere più in là nel tempo. Io ripeto, in uno Stato che si è definito democratico già nel primo articolo della Costituzione non ci possono essere due pesi e due misure, non ci possono essere territori della stessa nazione trattati in maniera differente. Non si può chiudere a Genova una produzione inquinante perché è non compatibile con la salute di cittadini e di lavoratori, aprirla a tardi, considerare una produzione strategica. Qui siamo in Italia, Taranto non è un possedimento di questa nazione, Taranto è una parte importantissima di questa nazione, che se si liberasse da questa enorme palla di acciaio che ha al piede potrebbe disegnare un futuro ecocompatibile grazie alle tantissime bellezze che la natura e gli dèi, fate voi, hanno voluto regalare a questo territorio. Siamo una terra fortunata e questa fortuna ce la stanno mangiando altri. Noi dobbiamo mettere a frutto tutto quello che abbiamo, non farlo sfruttare da altri e lasciare qui solamente morte, malattia, distruzione di ambiente e disoccupazione soprattutto. I nostri figli stanno partendo, i nostri figli stanno partendo per non più tornare, perché andranno a disegnare il loro futuro da altre parti. Per altri figli questo futuro non è stato possibile disegnarlo perché sono adesso in qualche barra bianca del cimitero. Io non voglio fare retorica, ma è la realtà. Ne abbiamo avuto ancora una prova, non ne avevamo bisogno, come non ne ha bisogno il governo per decidere se questa Costituzione è ancora valida. E se è valida, il governo è il primo ente che deve rispettarla, tutelarla ed amarla, cosa che a Taranto non sta assolutamente facendo. Manzarano, torniamo a quella che sarà la composizione della nuova ex Ilva, chiamiamola così. Conte lo ha ammesso candidamente, Conte ha dovuto dichiarare apertamente che altri partner non ce n'erano. Ci dobbiamo tenere in buona sostanza ArcelorMittal. E gli atti scellerati da ArcelorMittal ha fatto poco nulla, più nulla che poco in termini di ambientalizzazione. La fabbrica sta letteralmente collassando, crollando a pezzi. Gli episodi, gli incidenti si susseguono con ritmi vertiginosi, solo chissà grazie a quale santo non si sono verificate tragedie, perché è come se io camminassi per strada o stessi sotto un solaio pericolante, cadono delle pietre e per grazia di Dio quelle pietre non mi vanno in testa. Però si continua a tenere ArcelorMittal. C'era l'ipotesi Arvedi, già sarebbe stata qualcosina di diverso, ma soprattutto dovrebbe rimanere al timone quella Lucia Morselli, amministratore delegato e presidente, ora dovrebbe essere solo amministratore delegato, che si è dimostrata una tagliateste, conosce benissimo gli episodi di licenziamento per cause davvero futili, ridicole, offensive della dignità dell'uomo prima ancora che del lavoratore. Però lo Stato, diciamocela tutta, dice signor sì ad ArcelorMittal, signor sì alla Morselli, perché ha paura di non trovare altri partner. Sembra una resa dello Stato, come se lo Stato a un certo punto dicesse: per tenere l'ordine pubblico a Napoli io devo scendere a patti con la Camorra. No, non è una resa dello Stato, perché lo Stato ci mette la faccia ed è, questo va anche detto, nella notizia di questi giorni io vedo una cosa positiva, almeno nella configurazione del nuovo Consiglio d'amministrazione, perché sarà un Consiglio d'amministrazione,
vedo una cosa positiva e una cosa negativa. La cosa positiva è che dopo tanti anni, e noi conosciamo la storia di questo stabilimento, la fine delle partecipazioni statali e la scelta del 95, una scelta fondata su una impostazione ideologica di affidarla ad un privato. Queste scelte sono state sempre corroborate da delle tesi secondo cui lo Stato non ci deve mai, in tutti questi anni, mi permetto di dire decenni, corroborate dalla tesi che lo Stato non ci deve mettere le mani quando si tratta di produzione, di profitto, di far funzionare una macchina complessa come una fabbrica siderurgica. Adesso arriviamo a un punto di svolta su questo e va riconosciuto nell'analisi di quello che è accaduto, cioè lo Stato decide adesso al 50%, poi progressivamente con quote maggioritarie, di metterci la faccia e quindi di essere lui stesso attraverso Invitalia coprotagonista di un processo che deve riguardare questo stabilimento. E questa è la notizia positiva. Però con un compagno di viaggio scellerato. La notizia negativa, che chissà quali sono state le posizioni in questi anni, mie, della Regione Puglia, del Presidente Emiliano, sa bene che cosa abbiamo detto a proposito di ArcelorMittal dai tempi dei lavori di contrattazione del tavolo del Mise con Calenda, quando si pensò di aggiudicare la fabbrica ad Arcelor. La notizia negativa è che rimane con una quota a parte ArcelorMittal, che in questi anni ha dimostrato di non meritare la fiducia di un territorio, perché ha disatteso sistematicamente tutti gli impegni assunti, non solo di ordini ambientali, ma anche di ordine occupazionale. Ci sindacati che, vorrei ricordare, erano tifosi ai tempi di Calenda e Bentivogli della venuta a Taranto di ArcelorMittal, adesso fanno la critica. Il famoso accordo di settembre. Adesso fanno la critica perché sistematicamente sono stati estromessi da qualsiasi discussione che riguardava il destino, che riguardava e che riguarderà il destino dei lavoratori. Cioè, ArcelorMittal ha assunto un atteggiamento da multinazionale, fregandosene di un territorio, dei suoi enti locali, delle forze dei lavoratori, delle forze sindacali e degli impegni per migliorare l'impatto ambientale della produzione di acciaio a Taranto. Però lo dico questo non come scusante verso il governo, che è un governo, è inutile ribadirlo, è implicito, è un governo in cui ci sono anche i ministri del mio partito, oltre che i ministri del Movimento 5 Stelle. Credo che abbiano provato ad immaginare una NewCo, non ci sono riusciti, perché i ministri sapevano qual era il giudizio del territorio su ArcelorMittal, sapevano che da parte della regione, del comune, c'era l'intendimento ad immaginare completamente una nuova compagine. Se siamo a questo punto, devo desumere che la ricerca di altri attori di rango, sia nazionali che internazionali, produttori di acciaio, non abbia prodotto buoni risultati e alla luce di questo abbiano immaginato un percorso che tende progressivamente ad aumentare il peso dello Stato e a ridurre il peso di ArcelorMittal. Ecco. Però Mazzarano, mi permetto di dire, alla luce del fatto che non si trovava un altro partner e alla luce del fatto che questo partner ArcelorMittal è scellerato, ma non è che, alla fine, considerando anche che l'azienda, chiamiamola così, Ilva ArcelorMittal è in perenne e continua perdita, quindi c'è una perdita continua giornaliera, e lo Stato italiano, il governo, poteva fare anche un altro pensierino e dire
disegniamo per Taranto un altro futuro privo, assolutamente privo della siderurgia, anche perché Taranto, grazie a Dio, ha risorse che altre parti d'Italia probabilmente non hanno, per loro sfortuna, e non è neanche giusto che la strategicità della produzione dell'acciaio vada poi a nocumento e a danno perenne e permanente dei tarantini. Cioè, Taranto non deve essere, come dire, la discarica, la fogna dell'Italia. Ma questo che tu dici è una legittima posizione di una parte significativa, tra l'altro, della città. Devo dire che nella compagine di governo ci sono anche quelli che avrebbero dovuto far pesare questa opinione per gli impegni elettorali assunti in questa città qualche anno fa, invece questa opinione, credo di aver capito, non sia stata proprio messa sul tavolo. Quindi l'opinione che riguarda il mio partito, soprattutto con la spinta del Presidente della Regione Puglia, è stata quella di aderire sempre di più alla ipotesi che dicevo prima. C'è solo un punto che è di sintesi in questo equilibrio molto molto complesso e che rischia di franare da un momento all'altro. Questo punto di sintesi si chiama innovazione tecnologica, utilizzo delle risorse europee per fare la decarbonizzazione. Castellana, dicevo, uno Stato che ob torto collo si tiene ArcelorMittal. Io l'ho definita una triste rissa, quasi un voler derogare ai principi di legalità in nome di una produzione. È vero che sicuramente non c'erano altri partner, però, lo dicevo anche prima, questa immagine di uno Stato che scende a patti non è un'immagine di trasparenza e di legalità. Beh, lo Stato italiano, attraverso i propri governi, quando si è trattato di prendere decisioni importanti, si è sempre piegato. Sempre. Mi permette se la interrompo, sì. Questa situazione dell'abbandono di Taranto e della questione ILVA, ovviamente, lo dico per chiarezza, non riguarda solo questo governo, ma è una situazione che si è incancrenita, sì, e che anche i governi Berlusconi, i governi di centrodestra hanno fatto tanto quanto male questo governo. Io lo dico apertamente, perché sennò si può passare per tirare la volata ai governi di centrodestra, no, è bene chiarirlo. Assolutamente no, perché lo chiarisco subito, io sono un uomo di sinistra da tutta la mia vita e tra l'altro ritengo una forte delusione la sinistra odierna per quanto mi riguarda, ma durante, se state registrando avrete ascoltato che ho detto attraverso i governi. Lo Stato italiano, quando si è trattato di prendere decisioni importanti, si è sempre piegato. Un giovane economista, si chiamava Luigi Einaudi, nel 1915, era giovane, dopo qualche decennio sarebbe diventato il primo presidente della Repubblica Italiana. Bene, pubblicò un libro nel 1915 con cui definiva trivellatori di Stato tutti coloro che, pur rimanendo nella legge, si arricchivano a danno del popolo. E nella sua classifica Luigi Einaudi metteva, stiamo parlando del 1915, al primo posto i produttori di acciaio. È passato oltre un secolo, la situazione non è cambiata. Magari i rivelatori di Stato oggi sono quelli che hanno prestato i soldi al governo per fronteggiare l'amministrazione dei commissari che stanno gestendo l'ILVA. E quindi magari i rivelatori sono cambiati. Io credo che ci sia ancora da parte del cartello dei produttori di acciai questa spinta a che l'Italia resti un produttore di acciaio e non un lavoratore di acciaio. Noi dobbiamo uscire dalla logica di dover produrre per forza l'acciaio, perché l'Italia in questi ultimi anni ha perso la sua quota di mercato, difficilmente la potrà riprendere, perché questa quota è stata assorbita da cinesi e da indiani, è un dato di fatto, è indiscutibile.
produrre 8 milioni di tonnellate di acciaio significa magari avere un invenduto del 50%. Non riesco proprio a rendermi conto come si possa produrre, tra l'altro, a scapito della salute, della vita dei cittadini, della salute dell'ambiente, e a scapito di un futuro che potrebbe essere veramente visto in questo territorio con piacere, con favorevole allegrezza. Bene, io dico che questo è un governo, questo come i precedenti, perché questo è in linea con i precedenti, che non riesce a vedere prima del proprio naso. E per i governanti di una nazione non riuscire a vedere il proprio naso, che significa riuscire ad immaginare un futuro, bene, è una sconfitta, questo bisogna dirlo. E quando poi un ministro si sostituisce ad un altro, tipo l'anno scorso, proprio di questi tempi, di questi giorni, il ministro Speranza, il ministro della salute, entrava come fosse il ministro dello sviluppo economico a dire che era dalla parte dei lavoratori, che la produzione a Taranto non si sarebbe mai chiusa. Lui come ministro della salute dovrebbe pensare a quello che concerne il suo ministero, che è il più importante in Italia, perché l'unico diritto fondamentale, lo ripeto, lo ripeterò sempre, è quello alla salute. Quindi fare quelle affermazioni da ministro della salute è stato un errore che l'Italia intera sta pagando caro. Immaginiamo che quando si parla di Taranto, quando si paventa una riduzione di produzione, una chiusura, a Genova si arrabbiano, a Genova va a fare lo sciopero. Bene, si è persa anche quella solidarietà della classe operaia, quella morse tua vita mia, che non dovrebbe esistere in una comunità, la sta facendo da padrone. Invece io voglio ancora pensare a come la pensavano i nostri fondatori, gli spartani, che il mio scudo difende metà del mio corpo e metà del corpo di chi mi sta accanto, perché questo è il senso di comunità. Tutti i lavoratori hanno diritto al lavoro, ma il diritto al lavoro non è fondamentale, è solo riconosciuto dalla Costituzione, ma una volta che si lavora deve essere riconosciuto al lavoratore la salute, l'ambiente salubre, la sicurezza e la dignità. Ecco, quella dignità che è riportata nell'articolo 3, che ci fa pari tutti quanti, dal Presidente della Repubblica all'ultimo dei cittadini. Principio di uguaglianza formale e sostanziale. All'ultimo dei cittadini italiani. Tutti abbiamo pari dignità. Da quello che vedo io, i tarantini non godono della stessa dignità di altre parti d'Italia. Ma non solo i tarantini, ci sono altre parti d'Italia che soffrono più o meno come noi. Quanto a ministri che come dire, trasbordano dalla loro, fuoriescono dalla loro sfera di competenza, posso poter ricordare anche la ministro dell'agricoltura Bellanova, che ha sempre considerato prioritaria e imprescindibile la produzione siderurgica, eppure è ministro dell'agricoltura. Mazzarano, vediamo un po' le reazioni rispetto a queste lettere, questa lettera di intenti, chiamiamola così. Posso dire una cosa proprio su questo aspetto che definisco per semplicità culturale. Prima è stato fatto cenno in un passaggio precedente, ma lo voglio riprendere non per, diciamo, decantare ottimismo, ma per dire che poi gli eventi che accadono producono anche dei cambiamenti di approccio culturale. Io sul piano del confronto, che è sempre stato molto lacerante dentro la sinistra, tra chi riteneva prevalente il lavoro sulla salute o la salute sul lavoro, adesso ho un qualche elemento di maggiore tranquillità, perché questo dilemma, io penso, la pandemia lo ha risolto. Perché la pandemia ha affermato, anche agli occhi di chi questo tema, non vivendo a Taranto, non se lo è mai posto nella sua drammaticità, la pandemia ha risolto quello che si diceva prima, e cioè esiste un interesse costituzionale prevalente, un diritto costituzionale prevalente, che è quello della salute.
Gli altri sono diritti importanti, ma non arrivano ad avere quella importanza. In una gerarchia è prioritario. In una gerarchia, perfetto. Prima della pandemia, questa che adesso sembra una verità, non lo era affatto. E c'era, e c'è stato, soprattutto a Taranto, sempre una grandissima discussione tra chi riteneva, per posizioni industrialiste, per cultura sindacale, per adesione al mondo dei lavoratori, mi riferisco poi fondamentalmente al mio mondo, cioè quello della sinistra, che il lavoro, innanzitutto bisognava tutelare il lavoro, poi sulle altre cose bisognava capire come fare, come porre riparo. Oggi quest'ordine gerarchico si è definito, e si è definito con chiarezza una volta per tutte, perché con la pandemia il mondo tutto ha messo sopra, in qualche parte del mondo in modo, diciamo, un po' bizzarro. Però Taranto sembra un'eccezione rispetto a questa priorità della salute. È chiaro che di fronte all'enunciazione di principio poi devono corrispondere anche delle scelte politiche conseguenti. E queste ovviamente le attendiamo tutte, però se posso introdurre una dose di fiducia in questo quadro, è proprio questo, che sul piano del confronto culturale potremmo aver fatto già dei passi avanti rispetto a una situazione pre-pandemia. Allora, Castellana, lei ha messo in evidenza in questa sede, ma anche in altri in numerosi interventi, questa priorità del diritto alla salute. Dicevo, Taranto sembra l'eccezione che confermerebbe la regola, ma è un'eccezione ai danni dei tarantini. E poi volevo anche dire un'altra cosa. Abbiamo, varrà ovviamente anche poi come spunto per le riflessioni, commenti del consigliere Mazzarano, abbiamo visto la reazione del sindaco Melucci. Beh, io devo dire che però il sindaco Melucci, quando è venuto Conte a Taranto e c'era Emiliano a fianco, tutto andava bene. Quando io ho sollevato la questione Ilva con Conte, più di qualcuno mi ha etichettato come guastafeste e come colui il quale voleva provocare, ma evidentemente la verità era solo così, tenuta nascosta. Dopo un mese, cioè ieri, è uscita a galla. Però gli altri, e quindi Melucci, comunque devo dare atto che sebbene in un primo tempo sia stato molto accondiscendente col governo, ora comunque ha preso una posizione. Qualcuno può dire pianto del coccodrillo, ma in ogni caso comunque l'ha presa. Ma io penso ai parlamentari tarantini, penso ai parlamentari dei 5 Stelle o ex 5 Stelle, che hanno fatto il cavallo, che hanno fatto della chiusura dell'Ilva il loro leitmotiv, è stato il motivo, il momento, la causa anche che ha così convogliato voti per loro. Poi il silenzio assoluto. Noi abbiamo peraltro un sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il senatore Mario Turco, una carica apicale, uno dei numeri due di Conte, una carica che Taranto nella sua storia non ha mai avuto un sottosegretario a quel livello. Turco, quando c'è da parlare di Ilva, tribla e cerca di rappezzare con i provvedimenti, gli interventi del cantiere Taranto, del CIS, che per carità di Dio sono benvenuti e apprezzati e apprezzabilissimi, però il vero bubbone, il cancro dei cancri, è sempre quello, la siderurgia. Sì, Turco accompagnava il Premier Conte quando l'abbiamo incontrato a Ceglie Messapica il 9 d'agosto di quest'anno e sembrava veramente un cuscino messo sul divano a fianco a Conte, non ha aperto bocca. Questo veramente ci ha lasciato molto delusi. Ci ha lasciato delusi anche il Premier Conte, che mentre una mamma che aveva perso una bambina all'età di 5 anni chiedeva al Premier: per favore chiuda le fonti inquinanti, perché io sono qui in rappresentanza di tanti genitori
che ogni giorno vanno a seppellire i propri figli. Ebbene, il Premier Conte l'ha interrotta, senza un minimo di empatia, di solidarietà, di vicinanza, ha detto: signora, ma forse lei ha perso il passaggio in cui io ho detto che arriveranno un bel po' di milioni a Taranto, che sarebbero quelli per il CIS, per il cantiere Taranto. Per il cantiere Taranto, quindi Città Vecchia, Lungomare e questa qua. Quindi c'era questa signora che aveva perso una figlia, che parlava di salute e di vita, e Premier Conte prospettava questa ipotesi di costruire un acquario a Taranto. Queste sono le risposte. Però mi fa specie che il consigliere Mazzarano dica che il Covid ha messo davanti agli occhi di tutti qual è la priorità. No, la priorità è scritta qui, questa che oggi noi leggiamo nero su bianco, che è stata scritta invece col sangue di 100.000 giovani italiani morti nella resistenza, per farci diventare una repubblica democratica e avere questa che è la migliore tra le costituzioni al mondo. Ed è la migliore costituzione al mondo, dicono i giuristi, proprio per quell'articolo 32 che riguarda la salute, che in molte costituzioni al mondo neanche nominano. La Costituzione italiana è all'avanguardia rispetto alle altre carte costituzionali e molte convenzioni internazionali proprio per l'articolo 32. L'articolo 32 non doveva essere il Covid a farcelo scoprire. L'articolo 32 è scritto nella Costituzione italiana. Ogni parola è messa dietro l'altra e ogni verbo che è stato usato, ogni aggettivo che è stato usato, anche la punteggiatura, dai padri costituenti sono stati usati perché l'hanno scritta con il sangue degli italiani. E sono stati attenti, non c'è interpretazione in questo libro, bisogna prenderlo ed applicarlo. Se si legge l'articolo 32, voglio sapere per quale motivo si fanno due pesi e due misure, per quale motivo c'è qualcuno in questa nazione che può pensare che il lavoro, qualora fosse lavoro e non schiavitù come si sta facendo là dentro, qualcuno possa mettere il lavoro innanzi alla salute. Nell'articolo 41, quello che dice che l'iniziativa economica privata è libera, ma non può andare in contrasto con la dignità, la libertà, la sicurezza umana. Bene, è scritto così, che cosa c'è da dire? Quando io mi ammalo, perdo in libertà, e quando mi attaccano il catetere, perdo anche in dignità. E vivo ogni giorno, qui, in questa città di bellezza sublime, la mia vita senza essere sicuro di quello che sarà domani. Il mio compito da tarantino è dovrebbe essere quello di parlare della bellezza sublime di questo territorio, non di andare a visitare i bambini negli ospedali e, come è capitato a me, portare un regalo e trovare il letto vuoto e altri giocattoli lì a fianco che non mai sarebbero più stati scartati da quel bambino. Bene, il Premier Conte, il Presidente della Repubblica, se sono persone degne, se vogliono essere considerati degni della questa razza umana, devono agire con giustizia, perché la giustizia è pari per tutti, come la dignità. E la salute è l'unico diritto che devono tutelare. Mazzarano, intanto un commento a queste parole molto accorate, dettate dal cuore, da parte di Massimo Castellana, portavoce dell'Associazione Genitori Tarantini. Questo silenzio, questa eclissi dei parlamentari tarantini, Movimento 5 Stelle, anche questo silenzio di Turco dice: sì, ma io mi devo occupare d'altro. Ok, ma tu sei un sottosegretario alla presidenza del Consiglio tarantino. Insomma, queste situazioni in cui davvero sembra che ci sia una distanza siderale dai tarantini, che una volta occupate quelle poltrone che contino, come si suol dire, chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato. Ecco, io preferisco a un certo punto più posizioni drastiche, chiare, nette, precise, che io non condivido, perché io sono, è una mia posizione, lo sapete tutti, per la chiusura dell'Ilva senza se e senza ma almeno devo dare atto che il Salvini, Renzi, altre figure hanno detto ci deve essere la siderurgia a Taranto, perché è un fatto strategico. Io non lo condivido, ma almeno sono chiare le posizioni.
e diverse cangianti e camaleontiche sono state le posizioni dei 5 Stelle, che avevano fatto della chiusura dell'Ilva il loro cavallo di battaglia, che ha portato poi risultati. Insomma, regione, sindaco e parlamentari, il parlamentare è la figura, come dire, più vicina al governo di quanto sia adesso, sia parlamentare di maggioranza sia di opposizione, di quanto lo possa essere una regione o un sindaco. Ma io voglio dire innanzitutto che ho profondo rispetto per i sentimenti e le parole di Massimo Castellana, perché credo che lui rappresenti una realtà associativa che nasce fondamentalmente su una consapevolezza, ma anche sul dolore. Io penso che il dolore più grande di genitori che sopravvivono ai propri figli è un dolore che non si può assolutamente raccontare. E ognuno di noi sa quanto può essere drammatico, struggente, quanto la nostra terra sia ferita da questa sofferenza. Il mio riferimento, lo dico con molto rispetto, era semplicemente non alla scoperta di un articolo della Costituzione che tutti conosciamo, il riferimento che per la prima volta a livello planetario sono state fatte delle scelte politiche, anche dure e drastiche, per riconoscere la forza assoluta di quel diritto. E quindi questo, anche agli occhi di chi pensava che il dibattito fosse ancora aperto, ecco, la dico così, dimostra che il dibattito è chiuso. Cioè non c'è più dibattito tra diritto al lavoro e diritto alla salute. Questa pandemia ci ha messo di fronte scelte a livello planetario, a livello di governo nostro, ma a livello planetario, che ci dicono che la gerarchia è quella e non si può mettere in discussione. Ora, io penso che questo, siccome poi gli atti politici possono anche arrivare in ritardo, ma sono anche un po' la conseguenza di come evolvono le culture e il confronto culturale, io mi sono permesso di dire che forse siamo in una fase un po', diciamo, più avanzata rispetto a quella precedente, ma che però ancora non abbiamo scelte politiche conseguenti, se parliamo di Taranto. La Lega, Salvini, Renzi, dico qual è la posizione mia e del mio partito. La siderurgia sì, ma non ad ogni costo, non a tutti i costi. E questo significa determinate cose, spero di essere stato chiaro, ma i cittadini sanno qual è la posizione del PD, qual è la posizione della Regione Puglia, del Presidente Emiliano, di Nicola Zingaretti, che in questi anni sostanzialmente ha registrato e hanno registrato delle evoluzioni. Io so che in questa città aleggia ancora un tema che è tutto politico e che riguarda la rappresentanza nelle istituzioni nazionali di questo territorio, e cioè che una forza politica nelle ultime elezioni, nelle ultime competizioni si è presentata all'elettorato dicendo chiudiamo, poi è arrivata lì e si è resa conto che dalle parole ai fatti ci sono, diciamo, grandi distanze. C'è anche distanze da dire che questa forza, dopo che ha sparato veleno contro il PD, forse è stata la forza politica più bersagliata, non... poi ha stretto alleanza col PD, anche questo. Sì. L'aveva fatto prima con la Lega pure. Io l'importante è che questo governo, evidentemente Conte voleva blindare la poltrona. Vorrei stare, diciamo, sul merito della questione Ilva. Sul merito della questione Ilva è chiaro che ci sono state, diciamo, delle posizioni che poi di fatto hanno alimentato molta confusione nei cittadini. Io penso che la miglior posizione da tenere sia quella di combattere perché ci sia una fabbrica che sia il più possibile, con tutte le rinunce da mettere in campo, compatibile con la vita e con il rispetto dell'ambiente.
sapendo che questo territorio non può ancora sopportare il peso e la sofferenza di figli, di bambini che se ne vanno e che muoiono per queste malattie. Allora c'è bisogno di, io dico, di provare senza strumentalità a fare tesoro della spinta che arriva anche dalla parte, diciamo, più dura verso le istituzioni, di comprendere le ragioni di questa durezza e di questa anche forza delle parole come quelle che ho ascoltato stasera da Massimo Castellana. Poi le istituzioni devono avere il coraggio e la determinazione di fare delle scelte. Massimo Castellana, le do subito la parola, una puntualizzazione. Il mondo ambientale, una riflessione più che altro, il mondo ambientalista, almeno quello veramente ambientalista, non quello politicizzato che tira la volata a questo o a quello, è disorientato, non ha riferimenti politici. Per un certo momento lo sono stati i 5 Stelle, perché i 5 Stelle sembravano parlare, almeno a parole, usavano lo stesso linguaggio di chi si è battuto, di tanti ambientalisti che si sono spesi appunto per la chiusura dell'Ilva. Ora però c'è un vuoto, perché anche alcuni ambientalisti poi si sono candidati, per esempio, nelle liste di Emiliano, il quale Emiliano ha sempre detto la ecocompatibilità, la decarbonizzazione, ma lui stesso ha detto, io non ho mai detto chiudiamo l'Ilva. Ha detto Emiliano che in casi estremi, a mali estremi, si arriva agli estremi rimedi, che può essere anche la chiusura, però il principio di Emiliano è produrre attraverso la decarbonizzazione. Quindi, dicevo, nel mondo ambientalista c'è un, io lo definisco, un vuoto di immenso come riferimenti politici, tra virgolette. Ci sono stati i Verdi, c'erano i Verdi di Bonelli, però poi Bonelli si è sposato col centrosinistra. Si è sposato con quel Renzi alle ultime politiche, e con Renzi, con il resto del centrosinistra, col PD, eppure Bonelli aveva gettato veleno sul PD e sui decreti salva IVA. Sì, le contaminazioni sono sempre belle, tranne in un campo, quello politico, diciamolo chiaramente, per cui io personalmente posso parlare solo a livello personale, non ho mai creduto in questo movimento. Ma non ci ho creduto, perché bastava fare 2 più 2 e capire che non faceva 4 per loro. No TAV, no TAP, no ILVA, tutti questi no, il reddito di cittadinanza e tutto il resto. A fare due conti non si sarebbe mai potuti arrivare con i soldi dello Stato a fare tutte queste cose, per cui già erano dei bugiardi all'inizio, non ci ho mai creduto, non ci crederò mai. Per quanto riguarda la decarbonizzazione, io intendo decarbonizzazione non produrre più a carbone. Quindi il primo passo non è quello di sostituiamo piano piano, perché non si arriverà mai a poter produrre quelle 8 tonnellate, 8 milioni di tonnellate l'anno senza usare il carbone. Quindi bisogna chiudere quell'area a caldo, come a Genova, come a Trieste, e come la magistratura tarantina nel 2012 ha ordinato, con un sequestro senza facoltà d'uso. E a quel punto sono intervenuti i vari governi con questa corsa a chi faceva più decreti per tutelare la produzione e non tutelare la vita e la salute. È vero, quando muore un bambino non ci sono parole, non si può dire niente. Ma anche quando muore un genitore che lascia un bambino orfano, bene, il bambino soffre anche per quello, e in ogni caso non è giusto che si debba morire per favorire una produzione della quale potremmo anche fare a meno. Noi, ripeto, potremmo lavorare il prodotto, il semilavorato, le brame, come si faceva prima, che arrivavano da fuori, e quindi darci una speranza. Laddove si dimostrasse che anche la lavorazione a freddo è inquinante, bene, a quel punto bisogna dire: signori, basta, noi dobbiamo proteggere la salute e la vita di tutti i cittadini italiani. Anzi, addirittura in quell'articolo 32 non parlano di cittadini, parlano di individuo. Quindi dobbiamo proteggere la salute e la vita anche degli stranieri che in quel momento sono sul suolo italiano.
a differenza, voglio dire, di altri articoli in cui si parla di cittadini. E quindi la decarbonizzazione deve essere a produzione a carbone zero, altrimenti non ha senso parlare di decarbonizzazione, per quanto bene possiamo volere al Presidente della Regione, non è una cosa che ci affascina. Noi, voglio chiudere, 20 giorni fa abbiamo depositato presso la stazione dei Carabinieri di Taranto un esposto denuncia da presentare alla Procura della Repubblica di Roma contro il ministro Di Maio quando era ministro dello sviluppo economico, perché secondo noi non è stato chiaro in tutti i passaggi e ha nascosto probabilmente qualcosa a danno dei cittadini. Abbiamo chiesto al procuratore della Repubblica di Roma di indagare e di farci sapere. Siamo in conclusione, io voglio così lanciare fare una domanda e darmi una risposta e poi commentarla insieme. Spesso quando io altri dicono chiudiamo l'Ilva, giustamente qualcuno dice se chiudiamo l'Ilva che facciamo? Andiamo a mangiare a casa tua? È la domanda. E io molte volte provocatoriamente, arrabbiato, incazzato, passatemi questa espressione, dico e se mi viene un tumore dove vado a curarmi, a casa tua? Ma al di là di questa, perché poi non dobbiamo farci la guerra tra poveri, non dobbiamo fare la guerra tra chi difende il diritto alla vita e chi difende quel tozzo di pane da portare a fine mese a casa, però io dico anche un'altra cosa, Mazzarano, se questa azienda, se questa fabbrica, secondo me sarà a condannarla, non sarà la magistratura, non saranno le spinte ambientaliste, ma sarà la dura, durissima, inflessibile legge del mercato. La legge del mercato dice che quando tu sei in perdita perenne prima o poi chiudi bottega, abbassi la saracinesca. E io dico, ma se a questo punto lo Stato, anziché foraggiare un qualcosa che comunque è in perdita, si facesse un discorso del genere, chiusura, impiegare gli operai attuali nello smantellamento. E solo per smantellare e per riconvertire occorrerebbero almeno 30 anni di lavoro. E io penso che la priorità occupazionale, insieme a quella appunto della salute, sarebbe assolutamente garantita. Nessuno vuole che l'operaio perda un centesimo, che ci sia la perdita anche di un solo posto di lavoro. Potrebbe essere un'idea, e potrebbe essere un'idea nel momento in cui lo Stato, non so se ad infinitum, potrà sempre puntare sulla siderurgia, perché poi quando si vede che le perdite sono costanti, arriverà un bel giorno, non oggi, tra 10 anni, tra 15 anni, in cui si dirà le ho provate tutte, mi fermo. Ma io penso che noi non riusciremo a permetterci per lungo tempo una fabbrica che produca 8 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Ho letto che questa cifra c'è come obiettivo nei prossimi anni di questa lettera di intenti. Come la piena occupazione tra lo Stato, io arrivare a 10.600. Io non ci credo, io penso che noi arriveremo ad una dimensione della fabbrica sostenibile e arriveremo anche a porci il tema di una ricollocazione di una parte significativa di operai, lo dico realisticamente. Ogni volta che leggo sulle carte queste cifre, 8 milioni di tonnellate, 10.000 addetti, tendo sempre ad essere, diciamo così, scettico. È la lettera di intenti che porta queste cifre. Sì, ma noi la lettera di intenti l'ho letta, ma noi abbiamo il senso della realtà e sappiamo quello che è accaduto in questi anni. Io credo che questa fabbrica nei prossimi anni, io spero con un controllo maggioritario dello Stato, che è garante ed è meglio garante di alcuni principi, diritti e doveri, debba invece mettere nel conto che si debba chiudere l'aria a caldo e provare a produrre mantenendo un livello di produzione che possa, diciamo, essere questo sì compatibile con il lavoro, con la vita e con l'ambiente. Questo lo dico realisticamente perché non penso che ci abbia portato bene negli anni passati immaginare cose che secondo me non sono più immaginabili. Castellana, concludiamo questa bella
questo bel dibattito, posizioni diverse, diametralmente opposte, però dicevo, la democrazia è confronto, sempre confronto e mai scontro. Io ho massimo rispetto dell'ARPA, per l'amor del cielo, però resto basito, resto stupefatto nel momento in cui sento che i valori, i parametri vengono rispettati e che anzi negli ultimi anni la situazione, proprio il quadro delle emissioni, si è addirittura migliorato. Io dico, ma stiamo scherzando? Beh, se il quadro, se dovesse essere vero quello che dice l'ARPA, saremmo tutti dei visionari, dei fondi. No, direi invece che va a favore di quello che abbiamo sempre pensato: più produzione, più problemi, più inquinamento. Quindi anche questo che dice l'ARPA, che altre rilevazioni private hanno detto che con minor produzione c'è un maggiore inquinamento, è inversamente proporzionale. Certo, però voglio dire, anche a prenderle per buone quelle dell'ARPA, questo significa, ci dà un ulteriore, come dire, tassello per confermare quello. Più produce, più inquini. Più produce, più inquini, più danni fai sia alla salute che alla vita che anche all'ambiente. Sono d'accordo con il consigliere Mazzarano sul fatto degli 8 milioni, non si arriverà mai a 8 milioni di tonnellate, come non si arriverà mai ad avere dei forni, secondo me. Si continuerà con questa produzione a carbone finché il mercato, come lei diceva, non dirà stop, adesso questa è defunta, questa fabbrica, e adesso ve la grattate voi. Ecco, non bisogna arrivare a farci dire che ce la gratteremo noi. Perché anche nel frattempo moriranno un sacco di persone. Tra l'altro i lavoratori sono cittadini come noi, e se quel tozzo di pane che devono portare a casa, lo devono portare a casa perché piano piano si stanno avvelenando, bene, questo non è giusto. I lavoratori devono essere al fianco dei cittadini, perché sono essi stessi cittadini, e devono, come dire, pretendere che i diritti vengano rispettati. Questa, io ritengo, ma è una mia opinione personale, è la grande colpa del sindacato. Ok, e allora ringraziamo in chiusura, ringraziamo il consigliere regionale Michele Mazzarano, consigliere regionale della Regione Puglia del Partito Democratico, ringraziamo Massimo Castellana, portavoce dell'Associazione Genitori Tarantini. Grazie. È tutto. Buonasera. Che dire, se Dio lo vorrà, ci vedremo venerdì prossimo. Polifemo, l'informazione libera della città.